Agropoli città blindata ha avuto il riscontro atteso, il dispositivo messo in campo ha funzionato. Così il sindaco Adamo Coppola, al termine del weekend pasquale, attraverso un video ha comunicato ai cittadini che l'operazione coadiuvata con tutte le forze dell'ordine del territorio ha perfettamente funzionato. Sono state infatti 700 le persone controllate da venerdì 10 aprile fino al 12 aprile, giorno di Pasquetta. Siamo al termine di questo weekend pasquale. Ed è giusto fare un po' il bilancio di quello che è accaduto in questi giorni. L'operazione che avevamo organizzato, cioè Agropoli città blindata, possiamo dire che è perfettamente riuscita. Stiamo parlando che soltanto i vigili urbani hanno effettuato oltre 700 controlli, denunciando 6 persone per motivi irregolari essi si erano presentati ai nostri posti di blocco. Il controllo, come stavo dicendo, quindi è andato bene. Abbiamo inoltre controllato tutte le aree della città dove normalmente ci sono più seconde case, i vari parchi, dalle ginestre alle terrazze e oltre, e anche lì abbiamo verificato che non c'è stato un movimento particolare. Tutto questo vuol dire che non solo il messaggio che avevamo lanciato di stare lontano da Agropoli ha funzionato, ma che di fatto anche il controllo che abbiamo messo in campo in collaborazione con i carabinieri, con la Guardia di Finanza, con la Polizia Stradale, ha avuto un importante successo. In più vi confermo, insomma, che i controlli che abbiamo effettuato con i droni ci rassicurano anche sul fatto che le aree che normalmente erano piene di persone in questo weekend, spiagge o luoghi particolari di incontro, sono state assolutamente vuoti, quindi non c'è stato nessun tipo di presenza. Oggi siamo soddisfatti di questo lavoro, sono qui proprio con la Polizia Municipale su uno dei loro posti di blocco, ringrazio veramente sempre la Polizia Municipale per il lavoro che sta svolgendo. Intanto da domani si ricomincia ancora in maniera più decisa, perché ci rimane da fare un ottimo lavoro questo mese di aprile, sperando poi a maggio in un percorso nuovo di apertura della nostra città.